Povere creature è l'ultimo lavoro di Yorgos Lanthimos, regista e sceneggiatore greco abituato a trascinare il suo pubblico in mondi quasi onirici, popolati da personaggi che sono costretti ad affrontare situazioni surreali, molto spesso in contesti distopici, in cui devono affrontare regole assurde, violenze fisiche e psicologiche, mentre cercano con fervore un briciolo di autenticità in mondi segnati dall'artificio e la finzione. Il suo cinema, lungi dall'essere semplice intrattenimento, si rivela infatti come un vero e proprio viaggio, nel corso del quale Lanthimos invita lo spettatore a interrogarsi sulle proprie certezze, confrontandosi allo stesso tempo con l'assurdo e l'irrazionale. A tal proposito, già che ci sono, vi illustrerò in pochissime parole le trame dei 5 film di Lanthimos che hanno preceduto Povere Creature, così intanto ve li segnate per recuperarveli, e poi vi fate subito un'idea chiara del particolare soggetto di cui stiamo parlando. Cominciamo con Dogtooth del 2009. In una residenza isolata, una coppia di genitori mantiene confinati i 3 figli adulti, impartendo loro una visione distorta della realtà basata su menzogne e restrizioni. L'equilibrio familiare però verrà scosso dall'arrivo di una donna assunta dal padre per soddisfare i desideri sessuali del figlio maggiore. 2011, Alps. Un gruppo di individui offre un servizio molto particolare: impersonare i defunti per assistere le famiglie nel lutto. Il gruppo segue regole rigide, tra cui evitare di sviluppare legami affettivi con i clienti. Tuttavia, una delle collaboratrici infrange tale regola, legandosi emotivamente a una ragazza che ha perso il padre, un noto tennista. 2015, The Lobster. In un futuro distopico, i single hanno 45 giorni per trovare un compagno, altrimenti vengono trasformati in un animale a loro scelta. Il protagonista David decide di diventare un aragosta, ma durante il suo soggiorno in un albergo si innamora di una donna appartenente a un gruppo di ribelli. 2017, Il sacrificio del cervo sacro. Steven, affermato chirurgo, vede la sua vita sconvolta da un ragazzo misterioso di nome Martin, che rivela di essere il figlio di un suo paziente deceduto. Martin si insinua nella famiglia di Steven e lo minaccia con una maledizione: un membro della sua famiglia morirà ogni giorno a meno che non sia lui a scegliere chi sacrificare. 2018, La favorita. Gran Bretagna, 18 secolo, due donne competono per conquistare il favore della regina Anna, sovrana malata e capricciosa. Una manipola la regina per influenzare le sue decisioni politiche, mentre l'altra sfrutta la debolezza della regina per guadagnare potere e salire la scala sociale. Bene, ora che avete un'idea di che malato di mente sia Lanthimos, possiamo passare a Povere Creature. In una vibrante Londra ottocentesca, Victoria, una giovane donna incinta, decide di porre fine alla sua esistenza gettandosi nelle oscure acque del Tamigi. Poco tempo dopo, il giovane Max McCandles, interpretato da Rami Youssef, ardimentoso studente di medicina, riceve un invito insolito dall'enigmatico chirurgo Godwin Baxter, un Willem Dafoe in versione Dr. Frankenstein, il quale lo coinvolge in un esperimento molto particolare. Max è infatti chiamato ad assistere Bella, interpretata da un Emma Stone letteralmente da Oscar, una ragazza dalle tendenze infantili al limite della disabilità intellettiva, di cui ben presto si invaghisce. Tuttavia, l'osservazione attenta dei suoi comportamenti svela a Max una scioccante verità. Bella è in realtà il prodotto di un esperimento del Dr. Baxter, che ha combinato il corpo di Victoria al cervello del feto sopravvissuto, dando vita a una nuova ragazza. Bella progredisce bene e comincia a manifestare un forte desiderio sessuale, che esprime attraverso l'autoerotismo e la ricerca di un compagno. Godwin propone di farla sposare a Max, ma l'arrivo dell'avvocato libertino Duncan Wedderburn, interpretato da un Mark Ruffalo che sono sicuro si stia chiedendo come sia finito nella lista dei nominati, secondo me si sono sbagliati, sconvolge tutti i piani del dottore, proponendo a Bella di fuggire con lui per esplorare il mondo, ottenendo anche il consenso di Baxter Senior nel caso la ragazza decidesse di accettare la sua proposta. Animata dal desiderio di conoscere e sperimentare, Bella intraprende così un lungo viaggio attraverso l'Europa, esplorando nuove prospettive sulla vita e sull'amore. Più il suo cervello matura, più le sue riflessioni si fanno acute, e così si ritrova ad affrontare prima le disparità sociali ed economiche ad Alessandria d'Egitto, e dopo l'impegno politico e militante a Parigi attraverso la sua esperienza da lavoratrice in un bordello. Non vi dico altro del viaggio di Bella perché ve lo dovete godere in prima persona, ma chiudo dicendo che i fan di lunga data di Lanthimos noteranno sicuramente una differenza d'atmosfera rispetto a quelle delle sue produzioni passate, nella quale a regnare era una sensazione di totale disagio misto a vuoto esistenziale, resa ancor più intensa da una cornice iperrealistica in grado di polarizzare completamente l'attenzione dello spettatore. Qui diciamo che l'atmosfera a tratti fiabesca alleggerisce un po' questa sensazione di disagio, lasciando spazio a un piglio più comico e grottesco che rende questa pellicola maggiormente alla portata di tutti rispetto ai suoi lavori precedenti. Il 2009 è un anno ricco di eventi. Barack Obama diventa prima presidente nero degli Stati Uniti, viene lanciato sul mercato il Bitcoin, Michael Jackson muore a causa di un arresto cardiaco in seguito a un'intossicazione acuta da propofol, e Yorgos Lanthimos si reca in Scozia per discutere con Alasdair Gray l'acquisto dei diritti di Poor Things, l'omonimo romanzo da cui è tratto questo film. Gray e Lanthimos sono entrati subito in sintonia, tanto che l'autore scozzese ha portato a spasso Lanthimos per le strade di Glasgow, mostrandogli tutti i luoghi che lo hanno ispirato per il romanzo e che poi ha inglobato anche nella trama. Per Lanthimos questo è il primo adattamento di un libro e anche il suo film più lungo, con ben 142
due minuti. È stato girato agli Origo Studios di Budapest tra agosto e dicembre 2021 e a settembre ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nell'ultima edizione. La pellicola è costata solo 35 milioni e ne ha incassati solo 106, un po' pochi considerando tutto l'hype costruito intorno al film, sia grazie alla vittoria del Leone d'Oro che grazie alle 11 nomination a questi Oscar. Nomination che per Emma Stone rappresenta la quarta agli Oscar nella sua carriera. Sempre parlando della Stone, qui è al suo primo ruolo come produttrice, infatti con le esperienze pregresse con Lanthimos si è trovata estremamente bene e ha accettato di buon grado la scommessa dell'adattamento di questo libro di Povere Creature. Ovviamente con la complessità riguardante le scene di nudo e di sesso le ha accettate di buon grado perché le ha ritenute necessarie per il percorso formativo di Bella, e evitarle sarebbe stata quasi una censura e un danno nei confronti di Alastair Gray e del personaggio stesso. Sempre parlando di Emma Stone, ma questa volta riguardante il budget, si è fatta pagare 7 milioni. Mark Ruffalo invece ne ha portati a casa 3 per un ruolo dove si è sentito estremamente inadatto, specie per le scene di sesso, dove ha più volte ripetuto che mostrare al cinema un cinquantenne attempato che fa sesso con una ventenne, trentenne non è proprio nelle sue corde. Willem Dafoe invece ha portato a casa 1,5 milioni e Margaret Qualley solo 150.000 dollari. Piccola curiosità a chiudere: il film ha mantenuto il titolo in molti paesi e in quelli che lo hanno tradotto il Poor Things è diventato l'equivalente di Povere Creature. Ovviamente l'Italia è l'unico posto dove ci si è arrogati il diritto di aggiungere un punto esclamativo dove non esisteva, perché i nostri traduttori fanno un po' il cazzo che vogliono, come sempre. Povere Creature è il film del regista greco Yorgos Lanthimos, candidato in ben 11 categorie a questi Oscar: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior montaggio, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori costumi, migliore colonna sonora, miglior trucco e acconciatura. Riuscire a descrivere questo film ad una persona che ne chiede il parere per poterlo recuperare, diciamo che è abbastanza complicato. La pellicola infatti ricopre i tratti di una dark comedy, ma anche quelli del puro cinema d'autore. Non sono poi da dimenticare le sequenze in stile David Cronenberg, dove Lanthimos carica pesantemente con il body horror, ma anche il linguaggio narrativo utilizzato per la protagonista, Bella Baxter, che avvicina molto la storia al mondo femminista, con buona pace di tutte quelle persone che hanno elogiato ed eretto templi in nome di Barbie. Le tematiche politiche e sociali vengono messe da parte in questo film. Nel romanzo, infatti, queste coprivano gran parte della storia, mentre l'adattamento di McNamara le lascia sullo sfondo, preferendo concentrarsi sulle connessioni umane e gli effetti che le persone hanno su Bella Baxter, che, se non vi fosse chiaro dalle parole di Fabrizio sulla trama, Bella Baxter è Emma Stone. Ma tralasciando tutto questo, veramente Povere Creature è un piacere per gli occhi. Sperimentazioni del regista, colori della fotografia che si alternano scandendo le varie fasi di crescita di Bella, sfondi narrativi in stile steampunk che in alcune sequenze sembrano addirittura dei quadri, tanto sono perfetti, ma anche sequenze psichedeliche. Vedere questo film al cinema è davvero un'esperienza tutto tondo. Povere Creature è semplicemente una pellicola magnetica. Cioè, giusto per dire, la sequenza della nave da crociera in cui si trova Bella, personalmente io avrei voluto poter fare un fermo immagine al cinema, perché veramente avrei voluto incorniciare quello che stavo guardando. Fenomenale, c'è davvero poco da dire. Sono molteplici i richiami cinematografici di Povere Creature. Il primo che viene in mente è ovviamente Frankenstein di Mary Shelley, ma anche Bram Stoker's Dracula di Francis Ford Coppola. Si passa poi per il personaggio di Bella Baxter ad un corposo riferimento a Metropolis di Fritz Lang, Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wynne, ma si percepisce anche l'influenza di Belle du Jour di Louis Buñuel per tutta quella parte di storia che è ambientata a Parigi. Ci sono anche dei richiami stilistici personali da parte di Lanthimos. La tematica della reclusione, per esempio, era già stata affrontata dal regista greco proprio in una delle sue opere passate, in Dogtooth. Povere Creature, quindi un film senza punti deboli? No. E questa volta non stiamo parlando delle lungaggini e del minutaggio senza senso. Piuttosto qui l'errore è un po' più da matita rossa, visto che introdurre un personaggio abbastanza fondamentale solo nella mezz'ora conclusiva rappresenta un bel salto nel vuoto. Lo stesso McNamara, che è la persona che ha gestito l'adattamento, ha sottolineato proprio la difficoltà di introdurre un nuovo personaggio senza far deragliare la storia. Ecco, sia chiaro, stiamo parlando del fantomatico pelo nell'uovo, quindi potete stare tranquilli, pagare il prezzo del biglietto e andare a vedere al cinema quello che si può tranquillamente definire un must watch di questi Oscar. Guardando indietro ai titoli di cui si è già parlato nelle scorse puntate di questo Road to Oscar 2024, si può dire di essere fortunati a vivere in un periodo storico cinematografico in cui Anatomia di una caduta, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere Creature sono presenti lo stesso anno nella categoria miglior film. L'unico pensiero che corre nella mente è che la settima arte è ancora viva.
It's alive! In the name of God!